Amici, buongiorno, buongiorno. Oggi altro campeggio di Punta Braccetto. Stiamo per entrare alla Baia dei Coralli. E quindi adesso seguiteci e ve lo faremo vedere. Guardate la Baia dei Coralli, è sempre un altro. Ci sono le teste di Moro. Aspetta, a parlare delle teste. Le teste di Moro. Fammi finire, è un altro dei campeggi di Punta Braccetto. Guardate la Baia dei Coralli, ci aspettavano perché lo sapevano. Però ci hanno bloccato subito al check-in, no? Da documenti. Non so se ci fanno entrare. Pensi ci fanno entrare, Siamo raccomandati da Tiziano. Ah, da Tiziano, ok. Sì. Allora adesso facciamo un giro, seguiteci e vi faremo vedere quello che c'è. Importante che dobbiamo dire subito che qui c'è la guardia medica, è il presidio medico turistico che c'è qua tutta l'estate, c'è anche l'ambulanza a disposizione, che ragazzi, che è una cosa importantissima. Quindi c'è anche la lavanderia e qua stiamo cominciando a entrare. Guardate con cosa andremo in giro, con questa. Lei è Tiziana, la titolare, eccolo, e Lidia si sta facendo le sue solite foto, così vi fa vedere tutto. Ragazzi, io appena arrivato, sapete, sono ormai vecchietto, quindi ho chiesto il bagno, però qua la cosa fantastica, sai qual è? Che appena arrivate, chiave, bagno ad uso esclusivo per tutto il vostro soggiorno, con all'interno bagno, lavandino e doccia con acqua calda. Cioè, che volete di più dalla vita? Un amaro lucano in bagno? Vabbè, no. Noi continuiamo il giro. Ma qua... Se per caso siete arrivati di fretta, di premura, non avete fatto spesa, zero problemi. Andiamo al market, vi prendete il carrellino, certo, e poi qua alla Baia dei Coralli c'è la possibilità di fare la spesa con tutto quello che vi serve. Quello è fondamentale, perché deve fare. Buonasera signora, quindi, buona spesa, buona cassa, io posso dire buona. E quindi, come vedete, a parte che noi da qua non ci muoviamo più, si sta bene, si sta benissimo, e come vedete molto molto fornito, veramente c'è un po' di tutto. Buonasera, scusate il disturbo, dai surgelati, c'è anche il bancone salumeria. Quindi c'è un po' delle patatine che sono fondamentali per gli aperitivi. Tutto. Devi prendere qualcosa? Devi prendere qualcosa? No. Quindi però già sto guardando che il giro comincia bene. Il giro comincia bene, c'è anche reparto carne, quindi veramente c'è un po' di tutto. Allora, siamo arrivati in zona piscina, che è in fase di rifacimento, ripulitura, parlo di a livello di muri. Come vedete ci stanno lavorando, a giorni sarà pronto. No, non lo fare. E quindi, come vedete, la piscina è enorme e poi c'è il ristorante bar che vi faremo vedere dopo. Ma mi diceva qua la titolare che all'interno del campeggio, prima di bagni, ci sono circa 400 bagni. Ragazzi, ma vi rendete conto che significa? Non vi può scappare. No, cioè 400 bagni sono veramente tanti. Ah, qui si fa animazione, sì, qui sì. Ci si diverte, in piscina c'è il palco d'ingresso, c'è un'altra zona qua. Spettacoli. Eccola, là c'è un'altra zona dove fanno animazione, in piscina pure. Qua è un posto dove ci si diverte e noi lo sappiamo, perché noi siamo arrivati in un posto che finora non abbiamo trovato mai nel suo campeggio. E Tiziana giustamente ci teneva a dire. Ma ce lo facciamo spiegare da Tiziana. Tiziana, avvicinati a lei, ok. Perfetto, così. Cos'è? È la nostra Madonna. Vabbè, la Madonna lo sappiamo. Dedicata proprio ai campeggiatori. Okay. Abbiamo anche creato una preghiera ad hoc per i residenti, per i campeggiatori che vengono qua a soggiornare da noi, e facciamo anche la festa per l'Assunta. Quindi durante il periodo di Ferragosto troverete pure la festa della Madonnina, una piccola processione con la messa e poi i fuoco fuoco. Quelli non possono. Ma hai sentito che brava? Adesso guarda, ti cambio, lei per come spiegare. Allora, io sto qua in piscina. Tanto è importantissimo da dire che qui c'è acqua potabile, anche qui c'è acqua potabile un po' dappertutto. Stiamo entrando nella zona. Nella zona mi si era bloccato il telefono. Nella zona tende, sì, anche montagnola, e anche chi viene in tenda ha la possibilità, ovviamente a pagamento, di avere il bagno privato. Quindi tutto separato, come vedete, ombreggiato, i lavandini, quindi insomma veramente. Ragazzi, noi non eravamo mai entrati, per noi è la prima volta, e quindi devo dire, qua è abitato, quindi non disturbiamo nessuno, ed è abbastanza vasto. Loro chiacchierano davanti, io mi sto divertendo qua dietro la macchinetta, andare in giro, guardate, guardate che spettacolo, quante piazzole, ma quanto verde che c'è, è veramente bello, ragazzi. Stiamo entrando nella zona camper, adesso entra,
si sballottano un po', però va bene. Allora, stiamo facendo un giro veloce, questa è nell'area camper invernale, qua ci sono dei campetti sportivi, ecco, come vedete è tutto nuovo, ragazzi, guarda, questa è la macchinetta che ci sta portando in giro, lei si sta divertendo, io dietro sbalto un po'. E quindi mi spiegava la buona Tiziana che qua praticamente mettono i camper, quelli più grandi, nel periodo soprattutto invernale. È chiaro, quindi, è chiaro che quando arrivano, anche se le altre zone che ancora dobbiamo vedere saranno piene, li mettono pure qua. Bello, molto verde, molto grande, ragazzi, sì. qua c'è da camminare o in bici, a piedi mi sa che è bello grande, o con la macchinetta, ecco, noi abbiamo questa per ora. Con vista sul Punta Braccetto, ragazzi, guardate che spettacolo che c'è qua. Siamo entrati in un'altra area. Lidia, guarda, no, guarda che spettacolo. Non ti innamorare, non ti innamorare. Va bene, non dove venire la prossima volta. Ok. Questa è una terrazzina riservata a chi sta in quest'area camper, perché mi spiegava Tiziana che qui è diviso in settori, ogni settore c'ha la sua acqua potabile, i suoi lavandini, e guardate questa area camper, a parte che anche questa è immensa, com'è curata e com'è carina, e poi la verandina fatta apposta per chi vuole poi la sera si mette col tavolo lì e passare una serata molto... Stasera tavolo lì? Allora, lei mi fa la foto a me, io faccio le riprese a lei, è bellissima questa cosa. Vedete qua, ovviamente, camper. Sono quattro. Io mi sto camper, confondendo, 4. Non ci ho capito più, però guardate... Secondo me tu ti perderesti. No, io mi perderei sicuro, ma guardate che aree camper, ma veramente sono tante, ma tante. E in tutte queste aree c'è sempre la zona lavabile, sì, l'acqua potabile, gli alberi che sono veramente un tocco. Vieni qua, non uscire dall'inquadratura, per favore, no. Perché sennò mi perdo io. Ma là dietro c'è l'altra area camper. Ce n'è un'altra, no. Ragazzi, io mi sono confuso. Siamo già a tre? Sì, dobbiamo fare la quarta. Vi facciamo vedere anche la quarta. Siamo arrivati alla quarta area camper, che è importante da dire che tutte le zone camper hanno un blocco bagni, e in ogni blocco bagni c'è sempre WC, lavandino e doccia d'acqua calda. Ma soprattutto c'è sempre un bagno per disabili, sì. E tutto il campeggio è accessibile per zero barriere per i portatori di handicap, quindi questa è una cosa fondamentale. Adesso ci affacciamo di nuovo nella veranda. Allora, dalla quarta area camper, Lidia se ne va, sta facendo foto, Lidia è impazzita. No, ma io vi faccio vedere di nuovo un'altra veranda di un'altra zona camper. Guardate il panorama che c'è da qua, ragazzi, è uno spettacolo veramente. Poi l'orario è quello giusto, cioè da qua dominate tutto veramente. La sera uno si mette qui col tavolino, si fa una cenettina, un cocktail qua, è veramente veramente bello. Complimenti Tiziana, veramente. Grazie. Devo dire, è la prima volta che entro a vedere il campeggio, sono entrato altre volte ma mai ho fatto il giro. Veramente bello. Ma stasera che facciamo una cenetta qua? Che ne pensi? Sì? Dall'alto Punta Braccetto. Ma ragazzi, guardate che spettacolo che c'è da qua. Ma fai vedere anche quegli altri. Ma sì, l'ho fatto vedere, guardate qua, la zona. Tu preferisci la zona scoglie? In effetti, guardate che bella. Guarda che bella. No, ragazzi, spettacolo. Okay. Una bella scoperta. Vai a decorare. Quarta camper, ma... e poi ora ci manca bar. Non lo dire, perché ancora non ho finito. Bar, ristorante. Sì, l'hai detto. L'ho detto. Vabbè, ciao. Siamo arrivati invece nella zona di accesso in spiaggia, che conosciamo benissimo. Abbiamo cominciato da laggiù e adesso siamo arrivati da qua giù. E quindi guardate, questa è la scivola. Anche la spiaggia, come vedete, è accessibile da tutti, è fondamentale. E mi diceva Tiziana che presto ci sarà anche la sedia per poter portare i ragazzi diversamente abili in spiaggia, perché è giusto che anche loro facciano il bagno. Lidia, ti piace? Molto. Ma ancora mancano altre cose, ancora non te è finito. Te l'ho detto, bar, ristorante. Non lo devi dire. Te l'ho detto ormai. Ce l'hai fatta, sei arrivata al bar. Siamo arrivati al bar. E guardate, già anche al bar c'è una bella veranda dove tu ti puoi mettere fuori per le tue consumazioni. Ma soprattutto c'è anche la granita siciliana. Andiamo a vedere il bar, dai. Allora, qua dentro granita, ragazzi. No, vabbè, i gelati. Prego, desiderate qualcosa? Oh, non lo so. Tanto facciamo vedere. Io qua venivo sempre... perché sono un pochettino, non si dovrebbe dire, però hanno anche questo, tabacchi in genere, quindi qua potete venire a prescindere per fare colazione, per mangiare, prendere un gelato. Il bar, come vedete, è bello grande e anche molto ben fornito. Anche qui, come vedete, c'è una vasta zona con tavolini fuori in veranda dove si sta veramente bene, ma soprattutto bordo piscina.
Quindi voglio dire, certa, non entriamo anche in pizzeria, perché qui c'è anche pizzeria e ristorante. Noi abbiamo finito il giro, siamo forse stanchi, ma secondo me c'è ancora da vedere. Comunque devo dire, per me è stata una bellissima scoperta. Sapevamo che era bello, ce l'avevo detto, ma non era andato mai oltre il bar e la piscina. Bellissimo, ragazzi, quindi siamo a Punta Braccetto, Baia dei Coralli, aperto 12 mesi l'anno. Importante. I servizi sono tutti. Poi ve li elenchiamo. Sono impappinata. Questa la cancello, poi. Elenchiamo. Come se non elenchiamo nel post. Che poi buone vacanze. E quindi, ragazzi, l'ultimo campeggio che dovevamo farvi vedere a Punta Braccetto è questo. Ce n'è un altro, ma non ha aderito a questa campagna. E non quindi, ultimo in ordine, ovviamente, di importanza, sì, sono ultimo di tempo. Geolocalizzazione. E vabbè, ci siamo messi d'accordo così, uno un giorno, uno l'altro, però poi scegliete voi. Avete visto, c'è una vasta scelta anche qua a Punta Braccetto. Il programma I Mari di Sicilia va avanti, nei prossimi giorni vi faremo vedere altri campeggi dove poter andare in vacanza in Sicilia. L'importante è che venite in Sicilia. Questo è Baia dei Coralli a Punta Braccetto. Siamo in provincia di Ragusa. Ciao amici, ciao.